titolo che abbiamo messo della serata, oltre è il Laboratorio delle Idee incontra il sindaco di Milano Letizia Moratti, c'è un sottotitolo che è questo. La città di Milano, Milano è un condominio o una comunità di persone? Allora, io penso che una città sia una comunità di persone. Penso che sia il luogo dove una persona deve scegliere di vivere. Penso che sia una comunità di persone, proprio perché penso che sia una comunità di persone, credo che al centro dell'azione di chi amministra la città debba proprio esserci la persona. Io penso che la comunità si riesce a creare nel momento in cui ognuno sente di potersi realizzare personalmente, e credo che questo sia importantissimo, quindi creare le condizioni perché ognuno si possa realizzare. Credo d'altra parte che poi debba esserci anche un senso del bene collettivo, dell'interesse generale che deve impegnarci tutti a fare magari un passo indietro, un piccolo sacrificio, uno sforzo in più. All'altra domanda, perché mi sono candidata e perché mi ricandida? Essenzialmente perché io amo la mia città, Milano sono nata, sono cresciuta, mi sono laureata, ho formato la mia famiglia, ho iniziato a lavorare, quindi mi sono sentita un po'. Io ho la fortuna di avere una famiglia felice, fortunata, quindi devo tanto alla vita, quindi mi sono sentita di poter portare nella mia città un po' le esperienze che avevo fatto nelle mie esperienze precedenti, quindi da imprenditore manager. E credetemi, per chi amministra una città non è come dire, un'esperienza inutile, al contrario. Perché mi ricandido? Perché non penso di aver concluso il mio lavoro. Penso di avere seminato, penso di avere iniziato un percorso, penso che non sia concluso, penso che sia davvero a metà. Io ho sempre lasciato, quando ho pensato di aver finito il mio lavoro in RAI, mi ero data un compito: risanare i conti della RAI, riportarla in attivo, vincere la concorrenza con Mediaset, far entrare la RAI nelle nuove tecnologie. L'ho fatto, ho pensato che fosse chiusa la mia esperienza e l'ho finita. Da ministro le riforme le avevo fatte, qua da sindaco non sento di aver concluso il mio lavoro, anzi sento di avere ancora una bella strada da fare, e quindi questo è il motivo per il quale ho deciso di ricandidarmi.